queste tre cose principalmente, che sono il passaggio dallo zero, non io, ma la forza in me e la persistenza del contatto. Ovvero, di là del posso fare un passaggio dallo zero prima di vedere pazienti o prima di fare qualche pratica, eccetera, la posizione proprio di centratura quando si approccia all'altra persona, che è quella cosa che permette di non andare nella parte più egoica, più della psicologa che sa e il paziente viene da me e papà, e permette che mi arrivi l'intuizione di cosa fare in quel momento, di cosa dire, di quale porta d'accesso prendere nel racconto del paziente e quindi di portare avanti quella narrazione. E poi la persistenza del contatto, sia per quello che sento io, quindi in captazione, sia nel tenere il paziente, tra virgolette, in quello che porta, quindi nella sensazione che porta, e molto spesso vedo che partono, buttano lì qualcosa e poi svicolano velocemente e ti portano in giro per altre cose. Riuscire a individuare quel momento, quella chiave, quella parola e tenere lì il paziente e riuscire a espandere, quindi usare le categorie maieutiche piuttosto che. Permette, se io sono serena, tranquilla, centrata, permette di rassicurare anche il paziente che può vedere quella cosa lì e che c'è il giusto contenitore, contenimento, quello spazio può prenderlo e andare a vedere quella cosa anche se spaventosa o tremenda, eccetera. Magari fare anche un micropasso, però può farlo e quindi toglie anche potere a quello che può essere il sintomo, la paura e da lì poi iniziare un percorso, una strada. Ottimo, se tu ci pensi, i tre punti che tu hai detto, lo zero, pensare il contatto, non era la forza in me, poi li abbiamo aggregati nel transessenziale. Se noi proprio ci familiarizziamo col transessenziale e comprendiamo che si può di volta in volta enfatizzare lo zero, enfatizzare il restare, enfatizzare il diventare, diventa proprio una sintesi del metodo della.